Buonasera, benvenuti al TG Meridiano di Toscana TV. Indagato per traffico di influenze illecite il presidente della fondazione che organizzava la Leopolda, l'avvocato Alberto Bianchi. Vediamo. Traffico di influenze, questa è l'ipotesi di reato per la quale risulta indagato a Firenze l'avvocato Alberto Bianchi, ex presidente di Open, la fondazione Cassaforte per le iniziative di Matteo Renzi, tra cui la Leopolda. Lo studio di Bianchi a Firenze, da quanto si è appreso, è stato anche perquisito alla presenza del procuratore aggiunto del capoluogo toscano, Luca Turco, il magistrato titolare dell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza. Massimo riservo sulle indagini da parte degli inquirenti. Ha invece confermato che c'è un'inchiesta in corso illegale di Bianchi, l'avvocato Nino Davirro. L'avvocato Alberto Bianchi è indagato per una ipotesi di reato fumosa. Qual è il traffico di influenze per prestazioni professionali? A mio avviso perfettamente legittime, ha spiegato. Davirro ha anche detto che Bianchi ha messo a disposizione degli inquirenti la documentazione richiesta nella convinzione di poter chiarire al più presto questa vicenda che, precisa e legale, lo sta profondamente amareggiando. Pistoiese d'origine, fiorentino d'adozione, 65 anni, l'avvocato Bianchi è stato anche legale dell'ex premier Renzi, oltre che presidente di Open, erede della fondazione Big Bang, nata nel 2012, il cui scopo era supportare le attività e le iniziative di Matteo Renzi, fornendo contributo finanziario, organizzativo e di idee. Nel consiglio direttivo, oltre che da Bianchi presidente, sedevano Maria Elena Boschi, segretario generale, Marco Carrai e Luca Lotti. La fondazione, sul cui sito internet era possibile leggere i nomi dei finanziatori che avevano dato il consenso alla pubblicazione, è stata chiusa l'anno scorso. Protesta dei padri separati a Firenze. Chiara Valentini. Sono circa 2 milioni in Italia i padri separati, 800.000 di loro sono in difficoltà e, dati Caritas, il 46% vive in stato di indigenza, frutto soprattutto di interpretazioni della legge 54 del 2000, basate soprattutto su elementi statistici e di dati economici per quanto riguarda l'affido dei figli nel nome del sacrosanto diritto del minore ad essere tutelato. Una questione, quella dei padri separati, che porta anche a situazioni di grandissima disperazione, e questo denunciano alcune associazioni oggi in tutta Italia. Dunque, come associazione Padri Separati Fuori dal Silenzio, insieme ad altre associazioni abbiamo deciso oggi per il 20 settembre di manifestare apertamente il disagio per la mancanza della corretta applicazione della legge 54 del 2006 sull'affido condiviso. È una legge buona, quella sull'affido condiviso, che purtroppo in molti punti viene disatteso, perché viene disattesa perché uno dei genitori, che normalmente è il papà, che non è affidatario, è obiettivamente discriminato nella possibilità di veder crescere il proprio figlio. Il padre separato rimane una sorta di mero contributore economico e talvolta subisce anche delle gravi frustrazioni comportamentali. Queste frustrazioni comportamentali determinano dei casi molto gravi di violenza su se stessi. Noi abbiamo un numero di circa 200 suicidi l'anno, 1000 suicidi in Europa, quindi l'Italia rappresenta quasi il 20% quindi dei suicidi europei di padri separati. È una cosa intollerabile, e quindi per questo noi abbiamo deciso oggi di manifestare in tutta Italia attraverso diverse associazioni, come dicevo Padri Separati di Fuori dal Silenzio è una di queste, perché per dare voce a queste reali necessità. Voi quello che chiedete sostanzialmente è però una bigenitorialità perfetta, cioè non è una crociata contro l'altro sesso la vostra? Ci mancherebbe, esattamente il contrario, esattamente il contrario. All'interno delle nostre associazioni noi abbiamo tantissime donne che capiscono che il ruolo del padre nella crescita dei figli è un ruolo assolutamente rilevante, importante, non perché lo dicono i padri, ma perché lo dice la scienza. Rimaniamo a Firenze per parlare del cordolo di via Pistoiese, oggi il sopralluogo del vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. Vediamo.
Ci vorrà ancora qualche settimana per concludere i lavori in via Pistoiese all'ormai famoso cordolo messo dal comune per i problemi di sicurezza che presenta la via Pistoiese. Dopodiché, finiti i lavori in maniera completa, ci saranno 4-5 mesi di monitoraggio. Intanto però i cittadini già lo dicono, protestano, questo cordolo non va bene. Stanno raccogliendo le firme solo alla farmacia Paoletti, uno dei punti in cui vengono raccolte le firme, siamo già a più di 1300 e ancora continueranno a raccoglierle per circa una settimana. Protestano i cittadini, è venuto ad ascoltarli anche Marco Stella di Forza Italia. Siamo venuti ad ascoltare quello che l'assessore non ha fatto e quello che il centrosinistra in questa città non sta facendo. Qui giustamente i cittadini dicono alcune cose. La prima è che sono tutti d'accordo che su via Pistoiese deve essere fatto un progetto per garantire la sicurezza di chi passa in questa strada, perché troppi gli incidenti mortali sono stati, ma anche la sicurezza della qualità della vita dei cittadini di chi sta qui. Guardate, noi siamo qui fermi ormai da mezz'ora e vi assicuro che se venisse fatta una rilevazione sullo smog, molto probabilmente questa strada verrebbe chiusa, ci sono code infinite, macchine in coda per troppi minuti e noi diciamo una cosa, che prima devono essere ascoltati i cittadini, non si può fare un progetto senza chiedere a chi vive in questa città, a chi vive in questo quartiere, se il progetto va bene o non va bene. Qui non sono stati ascoltati, per questo noi sosteniamo la raccolta firme e sosterremo e chiediamo all'assessore di fare perlomeno un'audizione in commissione ambiente e vivibilità dei cittadini di via Pistoiese, a partire dai rilievi che sono stati fatti, perché i cittadini sono i primi a dire che occorre sicurezza. Ascoltate cosa sta succedendo ora, che occorre sicurezza, ma non si può chiudere la strada con un cordolo infinito di 3,5 km. Questo per noi e per i cittadini è inaccettabile. Quali sono le vostre proposte per il problema sicurezza in via Pistoiese? Guardate, per prima cosa noi abbiamo sempre detto che occorre la presenza della polizia municipale, cosa che noi non vediamo, perché la presenza della polizia municipale è il primo deterrente per la alta velocità e scongiura anche chi vuole fare delle infrazioni. Il secondo elemento è gli autovelox. Noi abbiamo sempre detto che andavano messi gli autovelox. Il terzo elemento è certo che vanno ridotte le svolte a sinistra o a destra nelle direzioni opposte, ma vanno ridotte mettendo dei semafori, non facendo dei cordoli di 3,5 km che non consentono a nessuno di girare. E ora a Pistoia per la rassegna teatrale Infanzia e Città. Patrizio Ceccarelli. Torna fino al 9 novembre l'appuntamento con la rassegna Infanzia e Città, giunta alla 7ª edizione. Il progetto speciale curato dall'Associazione Teatrale Pistoiese nell'ambito della sua attività di ente di rilevanza regionale con Comune di Pistoia, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Regione Toscana, MIBAC e con il sostegno di Unicop Firenze. Noi anche quest'anno torniamo con due appuntamenti che sono molto attesi. Sì, non solo da bambini ma anche dalle famiglie, perché sono degli appuntamenti partecipatissimi. Quindi ci risaranno anche quest'anno Favole a colazione, che il 13 di ottobre la mattina, e anche quest'anno al centro della città, perché è molto importante anche questo messaggio, saranno presenti. L'anno scorso sono state più di 500 i bambini che hanno partecipato, quest'anno siamo certi che ce ne saranno ancora di più, sono moltissimi anche i bar e i ristoranti che hanno aderito. Naturalmente questo è importante perché oltre che a servizi educativi e bambini ci sono le famiglie, quindi questo è un appuntamento anche per le famiglie. Partiamo sabato prossimo, il 21, al Bolognini con uno spettacolo che sarà sicuramente strepitoso, che è Fiamme Giapponesi della società Raffaello Sanzio, compagnia della Romagna che è conosciuta in tutto il mondo, con la Chiara Guidi, che è una delle anime storiche della compagnia, che coinvolgerà i bambini portandoli anche dentro la scenografia vera e propria, rileggendo certe tematiche delle antiche fiamme giapponesi legate anche al tema della paura. A seguire avremo il sabato successivo altra personalità forte che viene dal teatro contemporaneo, Babilonia Teatri, che è un gruppo che ha sede presso la Piccionaia di Vicenza, che è un centro di produzione come lo siamo noi, e Babilonia Teatri affronteranno questo spettacolo curioso che dal titolo curioso Un lupo nella pancia, in quanto è un spettacolo che affronterà il tema del cibo e di cosa rappresenta il cibo, quindi cosa significa mangiare oppure non mangiare, come fa il protagonista dello spettacolo.
Due giorni di sport, iniziative e solidarietà con l'AIPAM Day a Grosseto. Carlo Sestini. 21 e 22 settembre, quinta edizione dell'AIPAM Day, salute, screening, informazione, sport, ritorna a Grosseto la Run of Colors, al parco di Via Giotto il colore illumina le malattie rare. Dunque questo è un evento molto sentito anche, dobbiamo dire, dall'opinione pubblica, dalla collettività, data la partecipazione anche degli anni scorsi. L'anno scorso abbiamo avuto 700 iscritti, nel parco c'erano molte più persone e quest'anno puntiamo veramente ad avere tante persone ancora nel parco, tanti iscritti, sensibilizzare alle malattie rare, sensibilizzare alla donazione del midollo, sensibilizzare alla donazione del sangue, e questo lo possiamo fare soltanto se le persone sono a proprio agio, sono lì, si divertono, e allora rimane un messaggio, e è questo quello che ci stiamo proprio prefiggendo come associazione. Certe manifestazioni, se non c'è un insieme di soggetti che collaborano, diventano impossibili. Sì, questa manifestazione soprattutto è molto difficile da preparare, da seguire, ha moltissimi aspetti. Se non avessi avuto tante associazioni e tanti partner che ognuno nella propria piccola parte ha dato il suo contributo, e ad esempio l'ASCO mi ha seguito i permessi per il commercio, i permessi per la TOSAP, altre associazioni hanno fatto altre cose, l'UTPM mi ha fatto l'organizzazione della gara podistica competitiva. Tante associazioni insieme riescono a fare una cosa grande. Un'iniziativa che si terrà sabato e domenica prossima al parco di Via Giotto, con un messaggio in primis, quello appunto della solidarietà, della socialità e ovviamente della prevenzione, perché sarà a disposizione di tutti un screening di carattere cardiovascolare con un referto, una sorta di risposta quasi immediata, quindi sul campo. Una grossa innovazione, ma tantissime sono anche le innovazioni portate in questo evento. E vi aspetto, perché è una manifestazione veramente bella, coinvolgente, con la Run of Color che davvero coinvolge i giovani e piccini. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Arrivederci.